Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qui con un altro video della serie Back to School. Se non avete visto gli altri vi lascio la playlist qua sopra nelle info. Nel video di oggi vi farò vedere cosa c'è nel mio zaino. Allora, intanto lo zaino in questione è questo qua, che è della marca HP. È appunto una marca di elettronica perché è di quelli fatti apposta per portare il computer, perché qua è un po' più rigido. Per chi non lo sapesse, io questo settembre, fine settembre-ottobre, inizierò il secondo anno di giurisprudenza, quindi diciamo che è un po' diverso dallo zaino che avevo alle superiori o alle medie. Per prima cosa porto una borraccia che vi ho mostrato nell'All Back to School, che se vi va di vedere vi lascio sempre qui. Questo perché appunto secondo me sprecare plastica per le bottiglie di plastica è inutile, invece c'è questa e nella mia università per fortuna c'è anche una fontana in cui posso riempirla tranquillamente, quindi questa qua che è di Tiger. E ha anche la cannuccia quando si apre, quindi è proprio comodissima, se lo vedete. Ok, poi direi di iniziare dalla taschina più piccola, questa qua davanti. Nella taschina più piccola ho poche cose, ho le chiavi di casa, sempre utili direi, poi il portafoglio, questo qua della You Young Covery, rubato a mio papà, ciao papà, e poi ho il rossetto che metto il giorno in cui appunto devo andare all'università. In questo caso ho sulle labbra Matte Lipstick di Shaka, non c'è scritto il colore, comunque è questo rosa fucsia, e se vi interessa lo trovate da OVS a prezzi fantastici, ha l'odore buonissimo, di quei mattitoni con la punta così, si ora un po' sporco comunque con la punta così. E poi ho una cosa che è questo giochino che mi ha regalato il bambino cui do ripetizioni e ho qui nello zaino come portafortuna, diciamo. Poi direi di passare alla tasca più grande. Nella tasca più grande, come prima cosa, infatti ho il PC. Io ho questo qua della Dell. Dentro è fatto in questo modo, un PC classicissimo direi, che è nuovo e quindi spero di non rompere nell'arco di 2 mesi. Poi ho un quaderno, perché solitamente prendo appunti col PC, però i primi giorni preferisco portare anche un quaderno, perché non si sa mai se una materia non posso appunto prenderla sul computer, ma necessita proprio di un quaderno. Ho questo qua, che vi ho sempre mostrato nell'All Back to School, della Pigna Exotic, che dentro è a quadretti di questi qua grandi, che per ora sto usando come quaderno di brutta in casa. Comunque questo qui. Poi, il caricatore del computer, questo qua, direi che serve sempre. Poi ho un ombrello, anche questo in questo periodo è molto utile, di questo colore che è il mio colore preferito, di quelli a scatto. Poi ho la merenda, in questo caso ho un pacchetto di cracker, mi raccomando fate sempre la merenda, sennò sveniamo dopo la seconda ora. Poi ho portapenne. Ho questo qui, che è un po' diverso da quello che vi ho mostrato nel video in cui faccio vedere il mio astuccio, che se volete vi lascio qui, perché appunto ho deciso di portare questo qua, con l'unicorno, con poche cose dentro, vi faccio vedere cosa c'è dentro. Ho un evidenziatore, ho deciso di portare questo qua fucsia della Tratto Video, perché è troppo scuro per i libri, però per l'agenda può andare bene, così magari lo finisco. Poi ho un bianchetto, di questi qua liquidi, della Mitama. Una penna blu classica, queste qua delle Bic, una penna rossa, una penna multicolor, questa qua, presa su Wish, che per l'agenda qualcosa di colorato può sempre servire. Poi ho una matita classica HB, se riuscite a vedere, queste qua, una penna nera, di queste della Stabilo Point Ball 0.5, questa qua. Poi ho una gomma a forma di pesciolino, un temperino classicissimo, di questi qua con un buco, e dei segnapagina tutti colorati, anche questi ogni tanto li uso sull'agenda. Poi l'agenda, appunto, che la mia è questa qua della Moleskine, è impostazione settimanale, vi faccio vedere una parte che magari non ho scritto, fatta così, qua avete tutti i giorni della settimana e una pagina libera di fianco. Se la vedete un po' rovinata qua, che perché l'anno scorso, perché questa qua ce l'ho dell'anno scorso perché arriva fino a dicembre di quest'anno, mi si è aperta una bottiglietta d'acqua nello zaino e mi ha bagnato l'agenda, ecco perché sono molto più sicure le borracce. Comunque questa agenda qua, fatemi sapere se volete il video di come organizzo l'agenda, appunto, che si organizza così,
Con spoiler. Poi ho questa qui, che è quello dove tengo il tabacco perché fumo, quindi questo qua, mi raccomando, non fumate, è un vizio orribile, quindi non vi faccio neanche vedere cosa c'è dentro. E poi ho questa pochettina qua, è diciamo il mio kit salvavita, perché ho in questa taschina qua davanti un pacchetto di fazzoletti, così è sempre pronto all'uso. E poi nella tasca, questa qua che si apre ma che non ha una cerniera per chiuderlo, il cavo per caricare il telefono, che appunto posso inserire nel computer e caricarlo tranquillamente. E poi andiamo a vedere cosa c'è nelle due taschine. Allora, nelle due taschine ho due assorbenti, questi qua della Lines se vi interessa, un Tampax che possono sempre servire, un cerotto, la tessera della palestra, questa qua della McFit, non si sa mai chi venga voglia di andare in palestra dopo l'università, ce l'ho dietro. Un accendino di riserva, questo qua tutto scocciato comunque. Poi un igienizzante mani, questo qua lo trovate alla Lidl, mi ci trovo abbastanza bene, ha un profumo buonissimo. Buonissimo. Poi un profumino, questo qua è un campioncino di J'adore Dior che mi hanno dato in profumeria, lo porto dietro. Due ricambi delle lenti a contatto, queste qua. E poi in questa taschina abbiamo finito, è vuota. Poi nell'altra taschina, pacchetto di Chicles, come chiamiamo da noi, gomme da masticare, così qua alla stevia, quindi senza zucchero. Una lima per le unghie che mi ha portato mia mamma da Praga. Poi varie medicine, tipo questo qua per il raffreddore, questo per il ciclo, un Oki, varie medicine. Un elastico per capelli che è sempre utile, colla per le unghie perché a volte mi faccio appunto le unghie con la ricostruzione, se mi si stacca un'unghia posso rimediare con la colla per le unghie, e poi varie caramelline, queste qua alla menta senza zucchero e queste alla liquirizia. Bene, lo zaino è vuoto, vi faccio vedere come è impostato dentro. Allora, ha questa tasca per il computer con cui voi potete poi legarlo con questa cosa che attacca e stacca. Poi dentro ha una tasca unica, però dall'altro lato, se riuscite a vedere, ci sono queste due taschine. E poi appunto le bretelle si possono regolare e la tasca davanti. Ora è il momento di salutare 5 di voi. Allora, i primi 5 che hanno commentato lo scorso video sono appunto quelli che saluterò. Se volete essere salutati in un prossimo video, i primi 5 appunto che commenteranno qui sotto verranno salutati. Allora, voglio salutare Sabrina Naciri, Serena Furno, Ginevra Kawaii, Asia e Emma. Un bacione a tutti, grazie per aver visto questo video, grazie per tutti i commenti positivi e le critiche costruttive che mi date. E se volete seguitemi su Instagram, mi trovate come @alicelatte_basso. E se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!